la scuola può fare quello che dice la legge, né di più né di meno. Credo che portando a scuola circa il 10% dei ragazzi sia un bel segnale, e che trova la mediazione tra tanti che vorrebbero stare a casa, presidi siamo in zona rossa, e tanti ragazzi che invece hanno proprio il desiderio di vivere l'esperienza scolastica. Dopo la chiusura della scuola con l'ingresso della provincia di Arezzo in zona rossa e le conseguenti proteste dei genitori, oggi le porte del liceo Piero della Francesca di Arezzo si sono riaperte per gli studenti con disabilità, BES, bisogni educativi speciali e per tutte le attività laboratoriali. Erano stati i genitori degli alunni più fragili a raccontarci le criticità talvolta insormontabili nel confrontarsi con la DAD. I nostri figli qui la maggior parte non riescono a seguire in DAD, quindi con la chiusura della scuola si perde il diritto allo studio. Adesso il dietro fronte del dirigente scolastico. Riteniamo che la scuola deve organizzarsi e riaprire nel suo complesso, laboratori, BES, TSA, studenti con disabilità, proprio perché noi non pensiamo che la scuola deve attivare le classi differenziali. Quindi abbiamo tutto un gruppo di studenti con disabilità che in alcuni casi lavorano con i loro insegnanti, e poi abbiamo altri studenti che invece lavorano in connessione con la classe. Gli studenti con disabilità al liceo Piero della Francesca sono circa 60, una ventina quelli che sono tornati in classe. Ritrovano un po' la quotidianità, la routine, e possono comunque svolgere tutte quelle attività che a casa non possono svolgere. Ritrovare poi i compagni per loro è fondamentale. In classe d'oggi infine tornano anche gli alunni per l'uso dei laboratori. Anche in questo caso gli studenti possono frequentare in presenza a prescindere dalla fascia di colore. Quando siamo completamente in didattica a distanza, veramente ci sono tanti problemi.